تعليم اللغة العربية وصل إلى المدارس الإيطالية. هناك العديد من المعاهد والمدارس التي تدرس اللغة العربية كلغة أجنبية. ولكي يتم إعداد الطلاب لتلقي تلك اللغة، نشاهد معا هذا التقرير. Comprendersi significa innanzitutto capire come ci esprimiamo nella vita di tutti i giorni. Per questo lo studio dell'arabo nel mondo occidentale ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, in coincidenza con l'intensificarsi dei rapporti con l'universo arabo-musulmano. La lingua araba è infatti patrimonio di tutti i popoli di religione islamica, che devono conoscerla per saper leggere il Corano e pregare Allah, rigorosamente in arabo. Un'esigenza che diventa un'opportunità per le nuove generazioni di acquisire conoscenze maggiori attraverso lo studio della lingua araba a scuola. Sono ormai molte le realtà scolastiche che hanno inserito lo studio della lingua araba nei loro programmi. Sono note le tradizionali, gli tradizionali intrecci economici e culturali che legano il Mezzogiorno d'Italia, in particolar modo la Puglia, al mondo arabo. Influssi culturali ce ne sono, come è chiaramente noto. Noi siamo stati anche un paese che era stato sede di un emirato, quindi abbiamo una lunghissima tradizione e oggi con quel mondo ovviamente ci facciamo i conti. La Francia, forse ancora più dell'Italia, ha parlato di Stati Uniti del Mediterraneo e questo mi sembra un'ottima prospettiva. Un'opportunità culturale ma anche commerciale per la preparazione di tanti ragazzi che avranno uno strumento in più per sfondare nel mondo del lavoro. I ragazzi rispondono con un interesse che purtroppo però ha necessità di essere sostenuto da un risultato finale che sia spendibile sul mondo del lavoro.